giocare di più, di guadagnare di più. Io credo che è un giocatore che a noi interessa, a me farebbe piacere tenerlo, allenarlo, salire con il minutaggio, perché è un ragazzo che credo che può dare qualcosa di molto interessante a me tecnicamente e anche alla società. Per cui credo che potrebbe essere una delle prime riconferme di questa stagione. Si parla sempre col condizionale perché ormai al giorno d'oggi qui... Vincenzo, a proposito di giocatori motivati e anche di motivazione per quanto riguarda te, hai allenato per 10 giorni Pietro Rodori in Spagna, che ha speso parole a miele, ho detto su Twitter, verso di te. Idem Calvani, che è stato guardato, comunque ha partecipato. Quanto è servito a Rodori sicuramente, quanto è servito a te questa esperienza e quanto ti può motivare il fatto che l'allenatore che è arrivato secondo in campionato abbia detto che abbia molto da imparare da te e che per lui sia stato un master in quei giorni in cui è stato con te? Cosa vuol dire per Vincenzo Esposito questo? È normale che fa enorme piacere, perché il discorso di Ghillo è stato un discorso tecnico che il ragazzo ha preferito, aveva opportunità di andare a lavorare per 2 settimane negli Stati Uniti o in Serbia con altri allenatori, ha preferito venire 10 giorni a fare un lavoro di inizio preparazione per prepararsi con la nazionale con me tecnicamente, quindi questo per me è un motivo di orgoglio. E anche i commenti fatti dopo questo lavoro mi spingono a credere che la strada è giusta, quella che io sto percorrendo. A maggior ragione dal punto di vista tecnico, il commento e i complimenti da parte di una persona come Calvani, che credo che sia preparato, i risultati parlano anche per lui. Mi fa piacere, mi stimolo a continuare con il tipo di lavoro in cui credo e che sto facendo e che continuerò a fare qui a Imola con tutti i giocatori e soprattutto con una parte dei giocatori che credo che quest'anno saranno anche molto giovani, quindi investire nei giovani, lavorare duramente e trasmettergli non solo tecnicamente, anche a livello di conoscenza di come funziona il basket in campo e fuori.